In quella stessa dichiarazione, Kevin Spacey decide di fare coming out e dichiarare pubblicamente la sua omosessualità. Questa cosa qui ha fatto, tra l'altro, infuriare tantissimo la comunità LGBTQ+, insomma, tutti quelli che lottano per i diritti civili, soprattutto degli omosessuali, perché hanno visto questo suo coming out come una roba strumentale, cioè non un... Buonasera ragazzoni, buonasera, come state? Spero che stiate tutti bene, che siate tutti al mare a rilassarvi o a casa dove vi pare, ma che siate rilassati. Oggi io vi porto un VIP crime sostanzialmente, perché dopo aver seguito tutte le vicende tra Johnny Depp e Amber Heard, effettivamente è venuto fuori che, insomma, le vicende giudiziarie dei VIP, soprattutto quelli che conosciamo tutti, come Kevin Spacey, come Johnny Depp, sono molto interessanti e sinceramente mi sono divertita molto a seguire il processo Johnny Depp Amber Heard, cioè divertita magari non è proprio il termine giusto, però interessata, ecco quello sì. E sapevo che anche Kevin Spacey era nei guai a livello legale e andando ad approfondire le cose è venuto fuori il mondo. Non so se siete informati in maniera, diciamo, logica e cronologica rispetto alle accuse che gli sono state mosse, rispetto ai processi che ha subito e che dovrà subire e rispetto a tutto quello che è successo. Io oggi cercherò di darvi un quadro generale, anche perché il vero e proprio processo, quello, diciamo, quello grosso, mi pare che, ci sarà da qui a poco, insomma. Lui attualmente è accusato da 15 uomini. 15 di molestia. Sono tantissimi. Adesso, ok, c'è stato il Me Too, molti si sono accodati, ovviamente adesso capiremo bene come funziona il tutto, perché lui comunque è un altro che è finito dentro, ovviamente, tutta la spirale del Me Too. Allora, cominciamo a parlare del nostro Kevin Spacey, famosissimo e bravissimo attore. Tra l'altro, ecco, ho scoperto una roba della sua infanzia. E forse partirei da lì. Perché partendo da quella che è l'infanzia e quello che gli è successo da bambino, forse poi riusciamo a comprendere meglio i suoi comportamenti futuri. Ok? Quindi comincio dallo scandalo poi sostanzialmente, perché come anche Johnny Depp ha parlato della sua infanzia. Ed è venuto fuori che lui stesso era vittima di abusi, di violenze da parte della madre. Kevin Spacey pure peggio, eh? Cioè, Kevin Spacey ne ha subite di peggio rispetto a Johnny Depp. E io sono rimasta sinceramente sconvolta perché non lo sapevo. Ho letto un'intervista che hanno fatto al fratello di Kevin Spacey, che si chiama Randall Fowler, perché il cognome ufficiale di Kevin Spacey è Fowler, poi lui usa questo come nome d'arte. Il fratello maggiore, sono tre fratelli loro, c'è la più grande che si chiama Julia, il mediano che è appunto Randall Fowler e Kevin che era il più piccolino. Loro avevano un papà, questo signore qui. Vorrei chiedervi, senza che lo nominiate nella chat, non vi ricorda un certo personaggio noto e molto 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 cattivo, se non il più cattivo al mondo? Il baffo, esatto, proprio lui, proprio il baffo. Questo sembra proprio quel signore lì e non a caso, perché racconta il fratello di Kevin, racconta che loro padre, che si chiamava Thomas Geoffrey Fowler, era un vero e proprio nazista. Cioè, lui lo era veramente, non era un modo di dire, cioè non era uno che si comportava da nazista, no. Era affiliato al nazismo. Infatti, lui era iscritto all'American Nazi Party, cioè il partito nazista americano quando i figli erano ragazzini. E da quel momento, adesso qui lo vedete molto giovane, ma da quel momento si è fatto i baffettini così, proprio per emulare, no, il suo grande idolo. Ora,
Già abbiamo capito quali erano le simpatie di questo soggetto, ma se possibile c'era di peggio, se possibile ha fatto anche di peggio, perché oltre a, insomma, simpatizzare per questi pensieri, era un padre estremamente violento che ha malmenato violentemente tutti i suoi figli, a partire dalla figlia femmina, ma tutti quanti. Con tra l'altro oggetti che fossero adibiti a fare del male. Quindi aveva delle vere e proprie armi di tortura, come per esempio usava la frusta sui. No, il look non è casuale per niente. Faceva il cosplay, esatto. Cioè, utilizzava proprio degli strumenti per fare del male, per punire fisicamente i propri figli. E. Quando Kevin Spacey ha cominciato ad avere 5-6 anni, sono iniziati anche gli abusi sessuali su di lui. Ora, io non ho capito se abusasse di tutti i fratelli, quindi tutti i suoi figli, o soltanto di Kevin Spacey, perché questo non, sinceramente non l'ho capito. Però sicuramente violentava Kevin Spacey ripetutamente. Altra cosa, la madre. Era in casa, era presente, assisteva a queste violenze, assisteva agli stupri del padre sui figli. E lei era perfettamente consapevole di quello che stava succedendo in casa ed era perfettamente consapevole del fatto che fosse sbagliato e violento quello che il marito stava combinando, ma lei muta, lei stava muta, non diceva niente, non prendeva mai le difese dei figli. Anzi, era quella che quando cominciavano le violenze andava a chiudere le finestre e non doveva uscire nulla da quelle quattro mura. Questi abusi come sono venuti fuori? Li ha raccontati il fratello di Kevin Spacey in un'intervista dopo che Kevin Spacey è stato accusato. Un po' come dire, ehi, considerato come ha passato l'infanzia, forse ce lo potevamo anche un po' aspettare che diventasse anche lui un mostrino, un mostriciattolo. Come si fa? Non lo so. Tant'è che Randall ha sviluppato un odio verso entrambi, cioè sia verso il padre che verso la madre che non ti ha mai difeso, anche perché appunto Floridian, cioè avere a casa un genitore che vede tutto e non prende mai le tue difese, non denuncia, non ti protegge, cioè tua mamma. È chiaro che la odi tanto quanto quello che poi ti fa del male. Cosa che invece Kevin non avrebbe mai fatto. Cioè, Kevin ha sempre parlato con grande affetto di sua madre e l'ha, diciamo, sempre perdonata per questo motivo. Comunque, Randall racconta che Kevin da piccolino, dopo, insomma, aver subito tutti questi abusi, diventava sempre più freddo ed era incapace di provare sentimenti. Cioè, era incapace di essere empatico. L'empatia si può imparare, si può sviluppare nella vita, poi dipende chiaramente dal percorso che lui ha fatto nella sua esistenza. Ma se ad oggi vediamo un Kevin Spacey che non ha avuto nessun rispetto per il consenso altrui, ehi, forse c'è proprio una mancanza di empatia, dovuta anche a questi momenti da bambino, che ovviamente non è giustificabile le molestie che lui ha commesso, se le ha commesse ovviamente, non è giustificabile, ma conoscendo questo background andiamo a comprendere che effettivamente sempre 2 più 2 fa 4, purtroppo. Si sa se la madre stesse muta per paura o perché fosse d'accordo con le violenze? Questo non si sa, ma io spero e credo che, insomma, fosse non d'accordo, che fosse impaurita anche lei. Anche perché fosse d'accordo avrebbe preso parte, penso, alle botte perlomeno, cosa che invece lei non ha mai fatto. Cioè, diciamo, era proprio passiva, non faceva niente, anzi, ci teneva a tutelare proprio l'immagine della famiglia, quindi anche del marito, e che questa roba non uscisse mai, assolutamente mai. Comunque, una cosa che mi ha veramente toccata moltissimo è che Randall dice che Kevin ha scelto di fare l'attore proprio perché questo gli consentiva di trovare un rifugio in una realtà fittizia, cioè in una realtà in cui lui non era il bambino abusato, picchiato e stuprato, cioè aveva bisogno di distaccarsi dalla realtà, di dissociarsi proprio. Ed effettivamente
recitare e fare l'attore, che è una cosa che ho avuto il piacere e l'onore di fare, ti dà questa sensazione, ti dà proprio la sensazione di dire: ok, chi se ne frega di chi sono io, chi se ne frega dei miei problemi, la mia vita è lontana, io adesso sono in un altro mondo, sono un'altra persona, sono per, non so, per quelle 2-3 ore, 12 ore, non so quanto devi lavorare al giorno, ma il lavoro ti porta proprio a distaccarti da quella realtà che per te è insopportabile. E grazie al cielo, lui ha subito sviluppato grandissimo talento, quindi questa cosa gli ha permesso anche di rendersi indipendente e cavarsi di casa relativamente presto. Come poi tutti i figli, perché non riuscivano a vivere in una situazione di questo tipo, quindi appena hanno avuto 18 anni, via, che sono volati via tutti quanti, giustamente. Tra l'altro Randall dice che, insomma, lui è convinto che il padre potesse, insomma, fosse portatore, diciamo, di un gene da abusatore sessuale. Poi, vabbè, questi sono i pensieri di Randall, sui quali io non mi vedo molto d'accordo, però sono i suoi pensieri. E lui ha detto: io non ho mai fatto figli nella mia vita, il fratello di Kevin Spacey, perché non volevo trasmettere loro il gene del predatore sessuale, quello di mio padre, perché lui era proprio un deviato. Adesso capiremo anche perché. L'incontro natura-cultura c'è sempre, cioè dobbiamo sempre considerare che i geni, anche a livello di temperamento, anche a livello di stato umorale, ci sono anche delle malattie mentali che sono genetiche. Per esempio, anche la schizofrenia è molto ereditaria, no? Ma non si può relegare tutto alla genetica, è un incontro sempre tra la tua base biologica genetica e quello che è l'ambiente in cui cresci, vivi e corri felice nelle valli. Quindi, cioè, Randall avrebbe potuto tranquillamente avere i figli se li voleva avere, bastava crescerli bene e ok, però insomma, una sua scelta, almeno così dice. Comunque, pensate che quando erano bambini, la famiglia cambiò casa, cioè loro si trasferirono 10 volte, ogni volta in degli stati diversi degli Stati Uniti d'America, no? E voi, cioè, provate a immaginare dei bambini che cambiano stato o 10 volte nella loro infanzia. Quindi cambiano scuola, cambiano vicini di casa e non hanno mai l'opportunità di poter creare dei legami con dei loro pari, cioè non arrivano mai a riuscire a fare amicizia. Abbiamo visto tante volte, per esempio, nell'infanzia di serial killer o di assassini vari, psicopatici, eccetera, che c'è proprio questo pattern: padre violento e abusante, trasferimenti continui in infanzia, bullismo. Ora, io il bullismo non lo so perché non ne ha parlato di questo aspetto, quindi magari quello glielo hanno risparmiato a Kevin Spacey, però vi assicuro che ha avuto un'infanzia e un'adolescenza veramente da spararsi. Tant'è che Randall racconta che più volte lui stesso ha pensato di suicidarsi, proprio perché non vedeva una via d'uscita da questo padre terrificante. Sono sempre rimasti soli tra di loro e con i genitori, cioè alla fine non avevano modo neanche di creare legami al di fuori della famiglia. Comunque, sentite sta roba, Randall un giorno si è talmente tanto incazzato quando ha visto che il padre abusava anche del fratellino Kevin, che un giorno arrivò addirittura a minacciare di morte suo padre, dicendo: io ti ammazzo, ti devo uccidere, o mi ammazzo io o ammazzo te. Fortunatamente nessuno ha ammazzato nessuno, però considerate insomma che la situazione era davvero pesante. Pensate che, sì, loro hanno cambiato casa 10 volte, stato, eccetera, ma i figli non potevano nemmeno invitare a casa gli amichetti, metti che riuscivano a farsi qualche amichetto. Non riuscivano neanche a invitarli a casa loro perché, sentite bene, lui non voleva, e neanche ovviamente la mamma, non voleva che venisse a casa nessuno perché la casa era completamente ricoperta di foto porno. Perché lui attaccava foto porno
di uomini, donne, di tutto lo scibile immaginabile ai muri. In cucina, in salotto, in camera da letto, in bagno, ovunque. Cioè, era veramente un, come dire, un maniaco sessuale, ma proprio, cioè, con la fissa. Cioè, ninfomane maniaco sessuale. Un essere schifoso, veramente, un essere schifoso. In una mente così piccola, così, di un bambino, non gli puoi mettere davanti la pornografia. Cioè, anche quella è violenza. E poi se lo stupri anche. Moltissimi sono convinti, vedo che, diciamo, il popolo è dalla parte di Kevin. Nel senso che, cioè, io capisco, cioè, oggi, soprattutto quelli che lo amano, vedono in lui, no, un'icona, anche perché, cavoli, è davvero un grandissimo professionista. Ci rimarranno malissimo. Mi dispiace, oggi vi deluderò. Anche io ho cercato, perché poi inconsciamente, no, magari ci affezioniamo a questi personaggi e in qualche modo cerchiamo sempre di sperare che non sia vero. Ma vi assicuro che secondo me qualcosa di vero ci deve essere per forza, perché stanno venendo fuori troppe storie e sono tutte molto simili. E considerata l'infanzia di Kevin, ha senso che lui si comporti così. Cioè, è sempre il 2 più 2 che fa 4. Sappiate che il mostro alla fine, tra l'altro lo chiamavano The Creature in casa, la creatura, che vuol dire un po' come il mostro. Considerate il padre lo chiami il mostro. Comunque, il mostro è morto a 68 anni e prima si era separato dalla moglie, poi si era rimesso insieme alla moglie. Credo che la moglie fosse proprio estremamente succube. Vabbè, io oggi vi racconto come stanno i fatti, poi ci ragioniamo sopra insieme, perché ovviamente è difficile dire sì, è vero che 40 anni fa è successa quella cosa dove non ci sono prove e testimoni. Vabbè. Ci arriviamo con calma. Comunque, il padre è morto a 68 anni e quando è morta la madre, Randall racconta che Kevin la fece cremare sotto falso nome, addirittura, per nascondere un passato che lo tormentava, che lo turbava. Quindi lui praticamente voleva. Vedete, Kevin Spacey ha sempre adottato questa tecnica, cioè metto la testa sotto la sabbia oppure evado. Quindi anche mia mamma, cremazione, cosa veloce, falso nome perché non voglio neanche associarmi. E mi è piaciuta molto la frase di Randall che dice: per autoproteggersi, mio fratello ha sempre vissuto in una bolla. Ora, a quanto pare, questa bolla si è rotta. Eh sì, purtroppo questa bolla si è rotta perché mo deve fare i conti con la realtà, Kevin Spacey, con la sua di realtà, non più quella del padre. Allora, vi faccio un breve recap della sua biografia. Tanto lo conoscete tutti, però metti che qualcuno non lo conosca bene. Lui si chiama Kevin Spacey Fowler, come vi dicevo, è il suo cognome ufficiale, e nasce il 26 luglio 1959 a South Orange, in New Jersey. Ed è stato considerato per quasi 20 anni uno dei più talentuosi attori degli Stati Uniti e anche d'Inghilterra, no? Ma direi del mondo, sinceramente. Penso che sia uno dei più talentuosi al mondo. Lui, tra l'altro, non è soltanto un attore, ma è stato anche un produttore di film che sono arrivati a vincere Golden Globe e anche Oscar. Comunque, lui ha iniziato la sua carriera giovanissimo come attore teatrale nel 1980, quindi diciamo che la sua carriera inizia quando lui ha 21 anni e i primi ruoli nel cinema sono stati piccolini, però i primi film di spessore dove lo abbiamo visto comparire sono, per esempio, Affari di cuore del regista Mike Nichols dell'86. In cui c'era anche Meryl Streep, e Working Girl dell'88 con Harrison Ford e Melanie Griffith. Poi, insomma, è volato e a partire, diciamo, dagli anni 90 è diventato veramente famosissimo. Ha avuto un Oscar come miglior attore non protagonista nel 90 per il thriller poliziesco che conoscete tutti quanti, I soliti sospetti, in inglese The Usual Suspects. Del 95 e la regia era proprio di Bryan Singer.
Tra l'altro, ecco, vi è piaciuto questo film? Lo avete visto? Io l'ho visto da pochissimo proprio perché volevo parlarmi di Kevin Spacey. Ho detto non posso parlare di Kevin Spacey senza aver visto i soliti sospetti, no? Ok, filmone, filmone. Se fosse stata una psicoterapia, magari si sarebbe salvato traumi giganti che ha subito. Vi è piaciuto tanto? Ok, io. Adesso sono pronta a prendermi le uova marce da tutti voi, ma non mi è piaciuto. Ragazzi, a me non è piaciuto. Sono un disastro coi film, cioè io non li guardo i film e ogni volta che li guardo. Oddio, lo so, sono io che sono una capra, sono una capra. Però, lo so, sacrilegio, lanciatemi le uova, lanciatemele tutte, però devo essere sincera. Cioè, sono sicura che è un filmone incredibile, che sono io a essere una capra. Questo film ha la regia di Bryan Singer. E Bryan Singer, effettivamente, tornerà spesso nella vita di Kevin. Loro avranno un connubio molto importante. E non solo perché realizzeranno davvero molti film insieme, ma perché anche lui ha avuto diversi problemi, grossi problemi giudiziari. Lui otterrà un Oscar come miglior attore per il famosissimo film American Beauty, che quello lo avevo visto e anche quello non mi è piaciuto. Io, ragazzi, non lo so cosa ho nel cervello. I film che piacciono alle persone non mi prendono, non lo so. American Beauty no, proprio non mi è piaciuto. Cioè, mi è piaciuto di più I Soliti Sospetti che American Beauty. American Beauty proprio lo odio, l'ho odiato. Oddio, c'è un altro che ha odiato American Beauty. Grazie, Mottie. Grazie, mi sento un po' meno peggio. Niente. Meraviglioso, amate tutti. Alessio. Ragazzi, amatemi lo stesso, vi prego, vogliatemi bene lo stesso, cioè anche se sono una brutta persona con i gusti di merda. Comunque, gli altri suoi ruoli importanti sono stati in Glengarry Glen Rose con Al Pacino e Jack Lemmon, Swimming with the Sharks del 94, Seven, che è un thriller psicologico del 95, dove lui tra l'altro fa una grandissima interpretazione di un serial killer. Kevin, ti do un'altra possibilità, questo lo devo ancora vedere, lo guardo e se non mi è piaciuto neanche questo, basta, basta, ci rinuncio. Poi ha fatto un poliziesco, LA Confidential, Seven filmone, ok, mi piacerà, dai, è un serial killer. Non hai mai visto Seven? No. Non l'ho visto, devo vedere. Forse era meglio se guardavo Seven al posto che I Soliti Sospetti, ma avete gasato un botto che devo assolutamente vedere I Soliti Sospetti, quindi l'ho visto. Ok, guarderò Seven. Va bene, mi avete convinta, va bene. Poi ha fatto Pay It Forward nel 2000, ha fatto K-Pax, che è un film di fantascienza mistero. No, non li ho visti questi film, non abbiate. No, non temete che sappia di quello che sto dicendo. Ha fatto il musical Behind the Sea e è arrivato anche a fare Superman Returns e il film d'azione Baby Driver nel 2017. Poi 2017 è stato l'anno del. Poi capiremo. Nel 91 lui è anche bravissimo a teatro, infatti ha vinto un Tony Award, che è praticamente l'Oscar del teatro statunitense, per il suo ruolo nella piece teatrale Lost in Yonkers. Bello anche Baby Driver, l'avete visto? American Beauty è uno dei film cult del cinema. Ecco, hai detto la parola giusta! Quando è cult a me fa cagare, non so per quale motivo, non lo so, non capisco. Non c'è nessun film cult che mi piaccia. Nessuno. Zoolander, che non è un film cult. Niente. Forse, ecco, Il Signore degli Anelli. Si può dire che è un cult, Il Signore degli Anelli? Quello mi è piaciuto. No, Pulp Fiction l'ho odiato e Tarantino non mi piace proprio. Zoolander è un cult, Signore degli Anelli è un colossal. Cioè, mi piacciono le cose grosse. No, Pulp Fiction non mi è piaciuto per niente. Raga, allora, la verità è che non mi piacciono i film che si prendono sul serio. A me piacciono solo quelli leggerini, quelli che non se la tirano. Io quando vedo che un film se la tira, dopo mi. Non so, come. Nella mia ignoranza, ripeto, ignorantissima sono. Nella mia ignoranza, vedo il film. Non lo so, mi sta già sul cazzo.
Pep Buga, il vero cult è l'allenatore nel pallone. Non lo conosco. Infatti, dopo un po' ho smesso di guardare i film, tanto mi deludono tutti. Aspettiamo i forconi, no! Lo sapevo io, lo sapevo. Però, oh, regà, io devo essere sincera, non posso dirvi le cagate. Anzi, inizialmente in live, all'inizio della live, quando vi ho parlato dei soliti sospetti, ero lì che dicevo, a seconda li buga, di che ti è piaciuto tantissimo, perché sennò veramente... Poi mi sono sentita merda, perché alla fine io, cioè, devo dirvi quello che penso, vi dico sempre quello che penso, e lo sapevo che mi avrei preso gli insultoni da voi. Sì, no, il Signore degli Anelli lo amo, proprio tanto, 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 tanto. Va bene, dopo che mi abbiate fatto fare la mia walk of shame, andiamo avanti. Allora, come sapete, ha fatto anche House of Cards, che è quello che io conoscevo meglio perché è una serie TV, ovviamente, dove interpreta Frank Underwood, ovvero il presidente degli Stati Uniti, cioè mica. Mica poco, e tra l'altro è bravissimo in quel ruolo. E lui è anche molto legato a questo personaggio. Era, perché purtroppo, insomma, gliel'hanno tolto per motivi che vedremo tra un secondo. Allora, andiamo alle accuse. Perché è proprio nel 2017, quando lui è in realtà all'apice della sua carriera, che tra insomma cinema, teatro, televisione sta avendo un botto di successo e non solo come attore, come vi dicevo, anche come produttore. E ragazzi, si guadagna molto di più, molto di più a fare una produzione che a interpretare un ruolo, ok? Quindi Kevin Spacey sicuramente aveva, poi adesso io non so come è messo adesso, ma aveva l'oro a mezza gamba. Cioè, vuol dire che ti svegli la mattina e devi prendere una pala per spostare l'oro e farti strada per arrivare in bagno, praticamente. Me lo immagino così. Nell'ottobre del 2017, tutto, praticamente tra ottobre e novembre, bah, il disastro. Perché nell'ottobre 2017 arriva la prima accusa che viene mossa da questo signore qua, che è Anthony Rapp. Anthony Rapp, se non sbaglio, ha anche recitato in Star Trek Discovery. Comunque, io non lo conosco questo attore, sinceramente, non lo conosco per niente, però è stato il primo a far partire tutto quello che poi è diventato il fenomeno MeToo rispetto alle sue accuse. Infatti, Anthony, a ottobre del 2017, accusa pubblicamente Kevin Spacey di averlo molestato, pensate bene, nell'86, quando Rapp aveva soltanto 14 anni. Quindi non solo lo accusa di molestia sessuale, ma lo accusa anche di pedo. E da lì è partito il Me Too, ovvero tantissimi altri uomini hanno preso coraggio sulla scia appunto delle dichiarazioni di Rapp e hanno dichiarato che Spacey ha fatto anche a loro delle avances indesiderate o li ha molestati sessualmente o addirittura aggrediti. Chiaramente, a fronte di queste accuse, anche se ancora non erano, non c'era stato un processo, non c'erano state condanne, comunque, per non saperne leggere né scrivere, Kevin Spacey ha perso tutto quello che stava facendo in quel momento e non è mai più stato ingaggiato, se non da un italiano. Poi vedremo anche questa cosa. Comunque, Netflix ha completamente tagliato i ponti con Spacey dopo le accuse, ha immediatamente accantonato il film che stavano producendo ed era in fase di montaggio, quindi hanno già fatto tutte le riprese, che si chiamava Gore, e hanno, come ben sapete, rimosso il suo personaggio da House of Cards, che tra l'altro, cioè, era il personaggio che teneva in piedi la serie, quindi un disastro togliere Kevin Spacey da quella serie. E pensate che Kevin Spacey aveva appena finito di girare tutte le sue scene per il film diretto da Ridley Scott, All the Money in the World. E lui aveva come ruolo quello di Paul Getty, praticamente protagonista. E malgrado il film fosse già interamente girato e doveva solo essere, insomma, finita la post-produzione, il regista ha deciso di rigirare tutto
tutte le scene dove compariva Kevin Spacey, mettendo al suo posto un altro attore, ovvero Christopher Plummer. Parliamo un attimo di tutti gli accusatori di Kevin Spacey, perché ce ne sono ben 15. Mi stanno cadendo tutti gli attori preferiti. Cyrus, mi dispiace. Però io quello che volevo invitarvi a fare non è tanto pensare alla persona, perché noi non lo conosciamo Johnny Depp, non lo conosciamo Kevin Spacey, non siamo suoi amici, no? Quindi può essere veramente la persona più di merda di questo mondo, cosa che forse un po' potremmo dire. Ma questo non toglie il fatto che siano esseri mitologici a livello di talento. Cioè, rimarranno sempre degli incredibili attori, rimarranno sempre degli artisti insuperabili, ma delle persone di merda. Cioè, accettiamo questa dicotomia all'interno della gente. Cioè, uno può essere bello e stronzo, può essere bravo e criminale, può essere intelligente e stupratore, per cui ragazzi, accettiamo le dicotomie, fanno parte del mondo e questo non significa che poi non siano più bravi artisti o artisti apprezzabili. Cioè, non è che io adesso so che tante volte può dare fastidio l'idea di trovarsi davanti un molestatore quando guardi un film, ma se anche Kevin Spacey viene fuori che è davvero un molestatore, davvero è un pedo, il suo film non perde valore, secondo me. Cioè, non bisogna smettere di guardare i suoi film. Però questo è il mio pensiero. Ovviamente ognuno sceglie a sua preferenza come comportarsi rispetto a quello che guarda. Ma se tutte le accuse contro Kevin Spacey sono su fatti tra gli anni 80 e 90, vuol dire che sono 30 anni che Spacey non commette quello di cui lo accusano. Ce n'è una anche del 2006, però, boh, pare. Potrebbe essersi riminchiato in qualche modo. Oppure sono tanto vecchie perché quelli più moderni non hanno il coraggio di metterglisi contro. Non lo so. Dobbiamo metterci in testa che la fama non ti rende un dio. Sono esseri umani, esatto, come noi, con vite normali come le nostre, anzi, a volte con vite anche più terribili. L'unica differenza è il botto di soldi che hanno, mentre io sono poraccia. Sì, effettivamente, sì, anche la fama e tutto il resto. Io credo che queste accuse siano reali. Più che altro per la quantità, ma potrei sbagliarmi. Cioè, magari viene fuori che in realtà hanno tutti accusato falsamente perché lo volevano distruggere perché stava arrivando troppo in alto, eh. Cioè, può anche essere così. Adesso io vi dico quelle che sono le mie impressioni, ma non ho la verità in mano, ovviamente. Comunque, vi dicevo, la prima accusa appunto è arrivata da Anthony Rapp il 29 ottobre del 2017. Ma dopo una settimana, una dozzina di altri uomini, tra cui 5 che dichiarano di essere stati minorenni all'epoca delle molestie, si sono fatti avanti per accusare Kevin Spacey appunto di molestie sessuali, aggressioni o tentativi di violenza sessuale. Vi dico che adesso conosceremo tutti gli accusatori che ci hanno messo la faccia, ma ci sono anche, penso, 5 anonimi. Però ve li elenco comunque. Allora, Anthony Rapp, su cui torneremo poi più tardi perché per lui ci sarà un processo, è un attore della serie Star Trek Discovery e lui ha dichiarato alla testata americana BuzzFeed, che poi ho visto che per queste dinamiche sono sempre quelli, il The Sun per quanto riguarda l'Inghilterra, BuzzFeed, TMZ, Daily Mail. Sono sempre i soliti nomi che girano sostanzialmente quando fanno queste dichiarazioni. Mi chiedo se il tizio in foto non avesse mai raccontato questa vicenda, altre persone avrebbero taciuto? Sicuramente, perché Vinsmoke, cioè quello che loro raccontano, come vedremo, sono tutte cose successe tra gli anni 80 e 90 e un caso del 2000. Quindi sicuramente non avrebbero detto niente, si sono accodati a Anthony Rapp un po', secondo me. Perché soprattutto all'epoca quelle non erano concepite come vere e proprie molestie, sbagliando ovviamente. Ma se vi rendete conto, adesso per esempio abbiamo finalmente capito che il catcalling è molestia. Grazie signore! Comunque tutte noi donne
Da sempre, nei secoli dei secoli, ci siamo cagate in mano quando siamo da sole e qualcuno ci fischia per strada. Quindi è molesti, appunto, non ci prendiamo per il culo. Però quello che volevo anche farvi pensare è che il concetto di molestia sessuale si è evoluto negli anni. E prima una palpatina era semplicemente una palpatina, ma non perché adesso non lo so, sono cambiate le cose, perché non c'era l'autoconsapevolezza rispetto a che cos'è davvero una molestia. Ovviamente non possiamo sempre dare per scontato che chi si accoda al primo accusatore sia sincero al 100%. Ovvio, magari può succedere anche che qualcuno si attacchi al tram per fama, per far parlare di sé, per poter fare una causa civile e avere dei soldi. Quindi, cioè, non diamo per scontato che tutte queste accuse siano reali, però il numero, sinceramente, mi ha fatto un attimo, e soprattutto il passato di Kevin mi ha fatto un attimo credere che qualcosa di vero ci deve essere per forza. Racconta Anthony Rapp che Spacey lo molestò sessualmente nell'86, quando aveva soltanto 14 anni, in un appartamento di Spacey a New York. Poi andremo nei dettagli, perché su questo effettivamente c'è molto da dire e ci torneremo più tardi. Comunque, appena è uscito l'articolo, Spacey decise di rilasciare una dichiarazione in risposta. Ovviamente doveva farlo, non è che poteva rimanere lì con le pive nel sacco. Quindi ha detto di essere oltremodo inorridito per aver sentito queste accuse, che per lui sono assolutamente false. Dice che non si ricorda minimamente di questo incontro tra di loro quando lui era così piccolo. Quando Rapp era così piccolo, e però dice: guarda, io non me lo ricordo, ciò nonostante mi scuso con lui se ha magari malinterpretato un mio comportamento o se sono stato sopra le righe. Io mi scuso anche se non mi ricordo esattamente di cosa devo scusarmi. Quindi diciamo che ha fatto la mossa umile. Poi però, in quella stessa dichiarazione, Kevin Spacey decide di fare coming out e dichiarare pubblicamente la sua omosessualità. Io qui sono rimasta un po', come dire, confusa, perché ecco la mossa paracula, la mossa paracula. Perché questa cosa qui ha fatto, tra l'altro, infuriare tantissimo la comunità LGBTQ+, insomma, tutti quelli che lottano per i diritti civili, soprattutto degli omosessuali, perché hanno visto questo suo coming out come una roba strumentale, cioè non un tu finalmente prendi coraggio, ti dichiari al mondo e non ti vergogni più, non nascondi più la tua omosessualità e lo fai come gesto per dare coraggio anche a tutti coloro che magari come te hanno passato un'intera vita a non dirlo e poi alla fine a 60 anni, no, vai a dichiarare di essere gay. No, tu l'hai fatto solo nel momento in cui ti serviva a livello strumentale. Quindi questo è parso a molti sì, una paraculata, un mettere le mani avanti. E anche un modo per attirare l'attenzione su di sé su un altro argomento, cioè distrarre l'attenzione pubblica dalla accusa di molestia e di anche pedo, ragazzi, e sviare, no, sul: oh, ma davvero Kevin Spacey è gay? Capito? Quindi un po' era il oh, qui c'è una grande merda, però guarda, guarda, qui c'è un ventaglio colorato, non guardare la merda. Un po' una cosa così. Perché lui, dicendo di essere gay, va semplicemente a confermare poi le accuse, cioè a renderle ancora più vere. Però è anche vero che c'erano davvero tantissime persone che sapevano che fosse omosessuale, quindi boh, magari con questa mossa qui ha anche impedito che la sua omosessualità diventasse uno scoop in mano a qualcun altro. Lui ha sempre negato che le accuse abbiano qualcosa di vero, quindi Kevin Spacey continua a dire di essere innocente, tant'è che poi dopo vedremo anche dei video
in cui lamenta, insomma, di essere vittima di ingiustizia. Il secondo accusatore che è venuto fuori è Roberto Cavazos. Cavazos è un attore messicano che, tra l'altro, commentò anche un post su Facebook. Tra l'altro, vedete che tutte queste accuse, saranno fatte, diciamo, pubblicamente sui social o tramite delle interviste su articoli di giornale. Saranno poche quelle che vengono portate in tribunale, ma ce ne saranno e dopo le vedremo. Comunque, lui, commenta sotto un post di Facebook in spagnolo il 30 ottobre del 2017, sostenendo che Kevin Spacey lo ha accarezzato e insomma, poi ripetutamente, nonostante lui si cercasse di difendere e di impedire, ma lui insisteva e cercava sempre di accarezzarlo contro la sua volontà. Questo succede mentre Kevin Spacey era direttore dell'Old Vic Theatre di Londra, che è tra l'altro uno dei più famosi teatri di Londra. Devo dirvi che il periodo dell'Old Vic, cioè dove era direttore artistico Spacey, è stato il periodo nel quale si concentrano di più le accuse di molestie. E infatti Cavazos dice: quelli di noi che erano intorno a lui all'Old Vic sanno che molte più persone si faranno avanti con le loro storie nei prossimi giorni e settimane. Questa frase non mi è piaciuta molto, devo dirvi la verità, perché uno che mi dice: quelli di noi che erano all'Old Vic sanno che tra qualche settimana, nei prossimi giorni, verranno fuori tantissimi altri MeToo e poi succede. Non lo so, mi sa quasi da che si sono organizzati. Che non, cioè, in realtà, se dici la verità, anche se ti metti d'accordo, vabbè, niente di che. Però non lo so, non mi è piaciuta tanto questa dichiarazione, sembrava quasi proprio, dai, ci mettiamo tutti insieme d'accordo, tu lo fai domani, tu lo fai dopodomani. Boh, a me sembra più una dichiarazione di complicità perché lo sapevano e non hanno detto niente. Forse ne avevano già parlato tra di loro dicendo no, vabbè, ma rischiamo troppo, non lo diciamo. Il terzo accusatore è stato Daniel Bill, che ha una storia veramente incredibile. Praticamente lui ha raccontato al The Sun, quello inglese, quello di Amber Heard, eccetera, il 31 ottobre e al Daily Mail il 7 novembre, quando lui aveva 19 anni, lavorava come barista in un hotel del West Sussex. E Spacey lo avrebbe molestato in questo hotel. Praticamente loro sono andati fuori insieme, fuori dall'hotel in pausa sigaretta. E Spacey si sarebbe tirato fuori il gingillo e preso la mano di Bill e messa nel suo gingillo, così nel tentativo, insomma, di farglielo toccare e cose. Ma poi io mi dico: scusate, ragazzi, ma tutto questo fuori da un hotel, in pubblico? Cioè, magari erano dietro non lo so, magari erano sul retro, ma comunque. Boh, che cosa strana. Vabbè, Bill comunque dice di aver denunciato poi l'accaduto alla reception dell'hotel e che era intenzionato, insomma, a tirar su un casino, ma quando è tornato Spacey da fuori, è tornato al bar, ha comprato il suo silenzio regalandogli il suo orologio da 6.500 dollari, che è l'orologio, tra l'altro, che lui sta mostrando in questa foto. Cioè, all'epoca lui aveva uno Swatch, era un ragazzino di 19 anni, c'era lo Swatch e praticamente Kevin Spacey scambia il suo orologio con il suo Swatch in cambio del suo silenzio. E così Bill se n'è stato buono. Tra l'altro non è l'unico a raccontare di corruzioni, diciamo, per il silenzio. Andiamo a considerarla una sorta di class action preparata, nel senso che potrebbe essere stato evidente nel contesto dentro a quel teatro che tutti sapessero e molti avessero subito. Quindi alla prima occasione ha deciso di mettersi d'accordo e parlare. Sì, però a quel punto dillo. Cioè, a me la cosa, Edo, che non mi è piaciuta è sì, ci siamo messi d'accordo, poi ognuno l'ha fatto per conto suo. Almeno dite: oh, raga, ci siamo confrontati, abbiamo avuto tutti insieme queste esperienze, le dichiariamo tutti insieme.
Cioè, fare, non so, il malghino. Ah, tra un po' verranno fuori altre accuse. Guarda caso vengono fuori. Non mi è piaciuta come mossa, però ok. Poi abbiamo la storia di Justin Dose, che non ho trovato la foto, quindi piuttosto che mettervi uno sbagliato, non ce l'ho da Justin. Comunque lui ha dichiarato a BuzzFeed il 3 novembre che quando aveva 16 anni lavorava come usciere in teatro. Lui pareva l'usciere, usciva la gente, fantastico. 16 anni faceva questo lavoro a New Haven nel Connecticut ed era il 1988 quando Spacey ancora non era famoso. Ecco, c'è da dire. Rispondendo alla domanda che Batman ha fatto poco fa, cioè lui ha chiesto: ma perché tutte queste accuse si riferiscono al periodo 80-90, massimo 2000, e poi dopo sembra che si sia ravveduto, sembra che non abbia più fatto niente? Secondo me le ha fatte queste cose quando non era ancora tanto famoso. Secondo me più è diventato famoso, più si è tenuto le mani in tasca perché sarebbe stato molto più esposto ed esponibile. È un pensiero, un mio pensiero. Comunque, Spacey appariva in una commedia che veniva data proprio in questo teatro. E quindi, insomma, Kevin ha deciso di invitare lui, questo Justin, e un altro amico, anche questa storia assurda, nel suo appartamento per guardare un film. Cioè, questi due si aspettavano di andare a casa di Kevin Spacey a guardare un film con Kevin Spacey e magari qualche altra persona, non lo so, una serata cinema con Kevin Spacey. E detta così può quasi sembrare una cosa, una serata cinema con Kevin Spacey, e invece no, perché Kevin Spacey, appena loro sono arrivati, ha messo in TV un film porno gay. E quindi niente, bellissima la serata cinema con Kevin Spacey. E poi gli ha dato un sacco di cocktail a questi ragazzi, li voleva far bere, li voleva far ubriacare e gli faceva vedere questo film porno. Però ecco, la cosa di lui che mette sul film porno, quanto è daddy issues? Cioè, quanto è il daddy che mette su le foto porno in tutta casa? E tutti quelli che entravano in casa erano costretti, no, a guardarsi queste foto porno. Quindi, secondo me, lui, cioè Kevin Spacey, ha sviluppato una sorta di sessualità deviata. E fin qui penso che, se ovviamente vogliamo credere a tutto, no? Penso che ci sta, considerato le molestie che ha subito. E che abbia una concezione estremamente diversa rispetto agli altri, nell'approccio alla sessualità. Cioè, è come se lui fosse proprio come suo padre. Cioè, la sessualità è una cosa normale, la si fa con chi vuoi perché in quel momento c'hai voglia, non è una cosa così personale, non è una cosa così intima. Quindi, se una sera al posto di guardarci un film metto su un porno, è la stessa cosa. Cioè, a me sa uno che sottovaluta moltissimo l'intimità, ecco, della sessualità. Come se fosse, cioè, raccontano appunto di lui che mette le mani sui pacchi, che tocca, che smanaccia, che palpeggia i culi, eccetera. Quindi deduco che lui abbia una sorta di apertura e va bene avercela con se stessi, non va bene avercela con gli altri se non c'è consenso, chiaramente. Non è diventato come il padre, no. Non è diventato come il padre, il padre è uno stupratore, lui non ha mai stuprato nessuno, almeno di quelli che hanno accusato fino adesso, nessuno ha parlato di stupro. Però diciamo che ci va, cioè, va sulle orme di, il sapore è quello, le vibrazioni sono quelle, ecco. Il nostro Justin, che ricordo aveva 16 anni quando è successa questa cosa, e lo sapeva Kevin Spacey che Justin aveva 16 anni, gliel'aveva detto, gli ha detto che andava a scuola, gli aveva detto che aveva 16 anni, non è che possiamo dire, ah, ma Kevin Spacey pensava fosse maggiorenne e si è sbagliato. No, lo sapeva. E insomma, c'è anche da dire che Justin, essendo eterosessuale e trovandosi davanti a un film porno gay con il suo amico lì, erano da soli in casa di Kevin Spacey, insomma, si è sentito parecchio a disagio. Però
Però dice che non ha percepito un'intimidazione, cioè non è che si sia spaventato, perché alla fine ha detto: vabbè, noi non siamo a nostro agio, ce ne andiamo, e Kevin Spacey li ha fatti andare via senza problemi, senza arrabbiarsi, senza opporsi, diciamo, al loro allontanamento. Quindi Justin ha detto: bah, io non l'avevo neanche considerato una cosa così assurda, però considerato tutto quello che sta venendo fuori, do, diciamo, il mio supporto a tutte le persone che invece hanno subito anche di peggio. La cosa più grave qui è che effettivamente ha tentato un minorenne. Era una goliardata. Sì, l'hanno presa un po' come una goliardata quando è successo, però ragazzi, c'è anche da dire che, come vi dicevo prima, tante cose all'epoca venivano considerate goliardate e le persone non si riconoscevano nemmeno in quanto vittime. Mentre oggi che c'è molta più sensibilità, molta più attenzione al tema, magari ripensandoci dicono: cazzo, io però ci sono rimasto male in quel momento, cioè non mi sentivo giustificato ad essere una vittima perché quella cosa lì non la vedevo come una molestia, però cavolo, a ripensarci che brutta esperienza che è stata. E quindi sì, lo dico. C'è da dire che ancora adesso molti le prendono per goliardate. Ahimè sì, infatti più, diciamo, i più ignoranti, diciamo, difensori di Kevin Spacey non è che dicono: vabbè, Kevin Spacey innocente fino alla prova contraria, aspettiamo l'esito del processo. No, dicono: vabbè, ma pena Palpatina! Che è? E allora, avesse stuprato? No, ragazzi. Cioè, Palpatina è una molestia sessuale. Poi non è uno stupro, perché lo stupro è una cosa diversa, ma è una molestia sessuale, ragazzi. Cioè, non possiamo considerare così goliardia. La storia di Justin viene corroborata dalla dichiarazione di un suo compagno del liceo che dice di ricordarsi che Justin gli aveva raccontato questa storia e che gli aveva raccontata un po' così, tipo: guardate che roba strana che mi è successa. Però, insomma, tra l'altro ci sono altri due amici che confermano di ricordare che Justin gli aveva raccontato questa storia. Quindi sembra che effettivamente sia vera, a meno che ovviamente sia all'epoca che oggi Justin non si stia inventando tutto. Però non ha neanche esagerato così tanto. Cioè non mi sembra. Vedete, cioè non sono accuse estreme. Cioè, non sono le accuse come quelle di Amber Heard che erano effettivamente estreme. Cazzo, mi hai stuprato con una bottiglia rotta di whisky. Sono dichiarazioni molto verosimili, proprio perché non vanno nell'esagerazione, nell'iperbole. Proprio perché, cioè, io sono entrata a casa di Kevin Spacey, mi ha messo su un porno e mi ha dato da bere. Poi me ne sono andato e mi ha lasciato andare. Sono credibili queste cose. La donna sembra sempre che sia più vittima, no, di molestia rispetto a un uomo, c'è tutta la vergogna dell'uomo, eccetera. E invece no, e invece questa storia ha fatto il rumore che era giusto che facesse, e le vittime sono vittime tali e quali le donne. Quindi, sinceramente, questa cosina qui mi ha fatto pensare che forse un po' come società ci stiamo evolvendo. Dai. Un pochino. Comunque, quinto accusatore si chiama Mark Abenoch e lui era un consigliere militare che quando aveva 35 anni lavorava in uniforme sul set di Outbreak nel 95. Il 2 novembre, quindi veramente succede tutto tra il 27 ottobre e i primi di novembre, tutto in una settimana arrivano tutte le accuse. 2 novembre lui ha dichiarato a BuzzFeed che quando Spacey, che poi Spacey aveva un ruolo nel film dove lui faceva il consigliere militare, quando insomma erano sul set insieme, Spacey avrebbe mandato i suoi, come li chiama lui, diciamo, giovani membri dell'harem, la sua cricca di amici, per convincerlo a fare sesso con Spacey. Ovviamente Ibenok insomma ha rifiutato, non voleva fare sesso con Spacey, non gli piaceva, però ha detto anche che ha fatto una cosa poco carina, cioè ha finto disgusto fingendosi eterosessuale quando non lo era, e giustifica il fatto di, insomma, oh, no, ma che io non sono gay, invece lo era,
La giustifica così, dice: come consigliere militare, l'ultima cosa che vorresti è che qualcuno sappia che sei gay. Poi c'è stato Harry Dreyfus, è il figlio di un attore famosissimo, premio Oscar Richard Dreyfus, che insomma, adesso questo ragazzo è un attore e scrittore a Los Angeles. Infatti, lui, essendo scrittore, ha scritto un pezzo in prima persona, quindi di suo pugno, su BuzzFeed, che è stato pubblicato il 4 di novembre. Harry racconta di come Spacey gli ha palpeggiato i genitali quando aveva 18 anni. E suo padre, tra l'altro, era presente nella stanza. E questo succede nel 2008 a Londra. Praticamente, Spacey stava dirigendo suo padre in una commedia al Old Vic, no? Il famoso teatro dove lui era direttore artistico. E i tre vanno insieme, quindi Kevin Spacey, il padre, Richard Dreyfuss ed Harry, vanno a casa di Spacey per provare le battute. Mentre il padre provava le battute, Kevin Spacey gli molestava il figlio senza che il padre vedesse. Ed Harry non lo ha mai rivelato a suo padre se non dopo molti anni. E poi, vabbè, il padre comunque è stato molto orgoglioso del coraggio del figlio. Harry dice: Kevin Spacey è un predatore sessuale, ma non ho mai pensato che parlarne seriamente potesse essere un'opzione. Ecco, magari c'è anche proprio questa. C'è l'idea del cazzo. Kevin Spacey mi ha toccato. Kevin Spacey è un molestatore. Vabbè, la mia vita ricomincia domani come prima. Non penso sia un'opzione, no? Denunciare una persona di quel calibro di molestie. E invece sì, ragazzi, è sempre un'opzione. Chiunque può essere denunciato per molestie, ovviamente. BuzzFeed ha chiesto una dichiarazione a Brian Friedman, che è uno degli avvocati di Spacey, che ovviamente ha negato le accuse, ma Spacey nega tutte le accuse, lui dice che sono tutte false. E infatti l'avvocato dice: no, 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 noi continuiamo a ribadire che tutte queste accuse sono inventate e non c'è niente di vero. Poi vedremo che c'è stato un processo in particolare dove Kevin ha avuto ragione, quindi teniamoci comunque i più obiettivi possibili. Ok, lui si chiama Tony Montana e, data la mia grandissima cultura cinematografica, stavo per mettervi una foto di Al Pacino e dirvi: ciao, lui è Tony Montana. Sì, per l'appunto, ma è un personaggio di un film, non è una persona. Perché non l'avevo neanche riconosciuto? Scarface, esatto. Perché Tony Montana è il nome del personaggio interpretato da Al Pacino nel film Scarface. E quando io ho digitato su Google Immagini, perché guarda, molto semplicemente per raccogliervi queste foto, io vado su Google Immagini, digito il nome e quando vedo sempre la stessa faccia capisco che è probabilmente quella la persona giusta. Poi sbaglio, metto gli avvocati anziché gli assassini, però vabbè. Comunque, stavo per mettervi Al Pacino. Vestito di bianco, così io guardo e dicevo: ma questo mi pare di conoscerlo, lo so, è una faccia che ho già visto. Veramente ignorantissima, ignorantissima. Poi ho un problema nella vita che io dimentico le facce. Tony Montana, la persona vera, che è lui, che tra l'altro è un filmmaker, ha parlato a USA Today il 1° di novembre. E ha raccontato che lui e Spacey nel 2003 si trovavano nello stesso pub e Spacey, ubriachissimo, gli ha palpeggiato il pene e lo ha anche inseguito in bagno. Come vedete, è sempre quello, cioè lui palpeggia, lui ti deve, almeno secondo quelli che sono i racconti, lui ti deve mettere la mano lì, che tu lo voglia o meno. Però mi sembra, almeno fino adesso, che nel momento in cui vede un rifiuto non insista fino ad arrivare, diciamo, allo stupro. Però il nostro Tony Montana dice: ha afferrato tutto il mio pacchetto, mi ha afferrato forte, nessuno mi aveva mai fatto questo. All'epoca era un uomo adulto, aveva 30 anni, quindi qui non siamo nell'ambito della pedo, ma comunque, ragazzi, cioè, farvi prendere il pacco, poi
stringere forte così. Brutta, brutta. Tony racconta: il suo braccio destro era intorno alla mia spalla e ha messo la mano sotto la sbarra, immagino quella del pub, ed è stato allora che mi ha afferrato. Mi ha guardato e ha detto con voce suadente e sguardo sardonico, cioè quindi praticamente c'era la faccia a pesce lesso, ha detto: questo designa la proprietà. Ok, inquietante. Quest'uomo mi stava aggredendo sessualmente, non potevo reagire con quella che sarebbe stata la mia reazione naturale, perché se fosse stato qualcun altro lo avrei colpito. Per qualsiasi motivo il mio cervello non ha reagito, si è spento. Questo, vedete, lui dice: io, qualunque altra persona, gli avrei mollato un pugno in faccia. Mentre col fatto che era Kevin Spacey, credo che si sia creata in lui una sorta di timore reverenziale, ecco, cioè una sorta di cavolo, però Kevin Spacey, no? Un mito, magari era anche uno dei suoi miti. Mi ha messo la mano sul pacco ed è rimasto impietrito, non è riuscito a reagire. E questo succede molto spesso quando le molestie arrivano da persone molto famose, molto influenti. E infatti il Me Too esiste proprio per questo, perché se parte, no, un'accusa, poi magari tutti gli altri prendono coraggio perché pensavano che mai nel mondo si sarebbe mai potuto muovere un'accusa contro una persona così potente, no? Passiamo al ottavo accusatore. È lui. Si chiama Chris Nixon. Era un barista di 20 anni nel 2007. Lui è originario di Belfast e lavorava appunto in questo bar frequentato da Spacey a Londra, vicino al teatro Old Vic. Ha detto a People e anche al The Sun il 6 novembre di essere stato invitato a una festa nell'appartamento di Spacey, nell'appartamento di Londra di Spacey. Racconta di essere stato seduto su un divano quando Spacey gli si siede accanto e gli afferra il pacco. Cioè, proprio lui si mette lì a sedere e papam! Spacey gli afferra il pacco. E dice: era ubriaco, quindi mi avvicinai alla mia ragazza e dissi: dobbiamo andarcene. E quella sera dice di aver legato questo incidente a una cagata da ubriaco. Come vediamo, questa è una cosa che ritorna spesso. Cioè, abbiamo visto che Kevin Spacey solitamente quando fa queste molestie è ubriaco o ha bevuto molto. Quindi perde i freni inibitori e arriva a fare questa cosa. Non per giustificarlo, ma per comprendere che probabilmente è proprio lui che cede, no, in qualche modo a quelli che sono i suoi istinti primari, che sono un po' degli issusiani sicuramente, e non ha assolutamente più rispetto né attenzione per il consenso e il corpo altrui. Arriviamo a Will Little. Allora, la storia di Will Little è sicuramente la più importante perché c'è stato un processo e non è andata molto bene per Will Little, ma adesso vi racconto com'è andata. Praticamente Will Little è il giovane figlio, il giovane rampollo, figlio di Heather Unruh. Oppure Anruh, non so come pronunciarlo sinceramente il suo cognome, ma lei è una ex conduttrice televisiva. Vieni, mau, 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 no, Crocchini, no, Giovanni, no, il culo, no, no, no. Lei è una famosa, era una ex, diciamo, conduttrice televisiva di Boston e ha tenuto una conferenza stampa, la mamma, non lui, la mamma, l'8 novembre a Boston. Qui lei, per conto del figlio, ha accusato Spacey di averlo palpeggiato, cioè di aver palpeggiato i genitali di suo figlio quando aveva 18 anni in un bar di Nantucket, in Massachusetts. In Massachusetts, che è uno dei miei stati preferiti da pronunciare. E questo succedeva l'8 luglio del 2016, quindi recente, cioè una cosa molto recente. Pare che sia stato Little, cioè il ragazzo, ad approcciare Spacey per primo perché voleva farsi un selfie con l'attore, con il suo mito, no?
E poi pare che si sia fuggito dopo essere stato palpeggiato nelle parti intime. Quella notte, Little era completamente ubriaco, anche perché Spacey gli offriva moltissimo da bere e gli ha offerto, racconta almeno così, gli ha offerto 5 birre e 3 whisky. Che, cavolo, cioè, se bevi 5 birre e 3 whisky, passi praticamente la serata a pisciare, però vabbè, è la mia idea. Comunque, Little ammette che quella sera aveva detto a Spacey di avere 23 anni quando in realtà ne aveva 18. E ragazzi, voi sapete che in America fino ai 21 non puoi bere. Per cui il fatto che Spacey abbia offerto dell'alcol a un minore di 21 anni già di per sé è un reato, però c'è da dire che Little ha ammesso di avergli mentito sull'età, quindi anche qui questa cosa decade. Però Little sostiene che si è ritrovato con le mani di Spacey dentro i pantaloni e che Spacey lo aveva stretto tra il muro e un pianoforte per coprire, diciamo, la malefatta e che la palpata, che probabilmente a questo punto non era solo una palpata, è durata per almeno 3 minuti. Comunque, la Unruh ha detto che suo figlio ha presentato rapporto alla polizia ed è stata aperta un'indagine penale. C'è stato un processo, quindi, presso il Tribunale Distrettuale di Nantucket nel 2019. Adesso vi racconto un po' cosa è successo in quel processo. Il figlio della Unruh, cioè il nostro Little, ha detto alla polizia che lui stava mandando dei messaggi alla sua ragazza quella serata e le stava scrivendo anche durante il palpeggiamento. Tant'è che racconta che Kevin Spacey era molto disturbato dal fatto che lui fosse sempre al telefono e non gli dava attenzioni. Certo, mentre cioè uno che ti molesta, tu che scrivi alla tua ragazza al telefono e poi ti incazzi perché lui sta al telefono, vabbè, che cose assurde. Fatto sta che Little è stato chiamato a testimoniare perché quando si sono ritrovati in tribunale e hanno parlato appunto di questi messaggi che lui avrebbe mandato alla fidanzata quella sera, gli avvocati di Kevin Spacey hanno chiesto di vedere questi messaggi, di vedere il cellulare, insomma, di poter visionare queste prove. Il problema, però, è che gli avvocati di Little, invece, hanno detto che questo cellulare è svamputo. È scomparso, non c'è più. Cioè, l'avevano preso la polizia per fare degli accertamenti, per verificare la versione di Little, e poi quando l'hanno riconsegnato alla famiglia, il cellulare è svamputo. Scomparso, non c'è più, non esiste più questo cellulare. E insomma, però, che cosa hanno fatto? Sono riusciti a recuperare una copia dei contenuti del cellulare tramite un backup. E gli avvocati di Spacey scoprono, gli avvocati, non proprio gli avvocati, ma il team di consulenti, eccetera, scoprono che i messaggi sono stati cancellati prima di fornire gli screenshot delle prove in tribunale. Quindi, quello che è successo è che lui ha portato degli screenshot come prova in tribunale e quando hanno controllato dai backup hanno scoperto che in questi screenshot c'erano state delle modifiche, c'erano state dei tagli di pezzi di testo. Little a quel punto viene richiamato per essere controinterrogato rispetto a questa cosa, e lui dirà: io ho portato alla polizia tutto quello che avevo disponibile in quel momento e non ho assolutamente manipolato gli screenshot nei messaggi, non ho cancellato niente, io non ho fatto niente, io ho dato il telefono così com'era. A questo punto, sua madre, che era presente durante il processo, ha preso la parola e ha detto: sono stata io, ho cancellato io parti di messaggi dal telefono di mio figlio prima di consegnarli alla polizia. Allora, intanto abbiamo una madre veramente molto invadente, cioè su questo non c'è dubbio. Quindi è stata lei che ha modificato questi messaggi. Infatti, l'avvocato di Spacey, che si chiama Alan Jackson, era l'avvocato per quanto riguardava questo processo, ha mostrato insomma, in aula ha mostrato due diverse copie della stessa conversazione.
Tagliata, quindi sono gli screenshot con la parte diciamo censurata, e una completa. L'ha messa davanti a Little e gli ha detto: qual è? Cioè, ma lo vedi che c'è una modifica? Non è che ce lo inventiamo noi. E lui ha dovuto ammettere che c'erano effettivamente delle differenze tra queste due versioni, però ha continuato a dire che non era stato lui e si era preso la colpa la mamma. Comunque, queste conversazioni, no, erano quelle che lui ha cancellato, modificato, o la madre per lui, ovviamente. Non sappiamo se la madre si sia presa la colpa in modo veritiero o meno. Comunque, uno dei due ha modificato i messaggi. Erano appunto quei messaggi di quella sera mentre veniva palpeggiato che scriveva alla sua ragazza Molly. Quindi cosa hanno fatto? Hanno interpellato Molly e le hanno chiesto: ma quella sera lui ti ha parlato di molestie? E lei dice: ma quella sera mi ha raccontato che Spacey ci stava provando con lui al locale ed era anche abbastanza gasato per questa cosa, ma non ha mai parlato di molestie. Al che l'avvocato di Little ha annunciato che il suo cliente si sarebbe appellato al quinto emendamento per proteggersi dall'autoincriminazione. E qui abbiamo chiuso. Infatti, il giudice ha ordinato che la testimonianza di Little venisse cancellata dal verbale. E ragazzi, quindi cosa succede? La testimonianza di Little viene cancellata dal verbale, ma ragazzi, senza la testimonianza dell'accusatore, che è l'unica cosa sulla quale si basa tutto il processo, va a compromettersi tutto il processo. Cioè, non ci sono altre prove oltre alla parola e al racconto di Little o al racconto di altri che lo hanno sentito raccontare da Little. Quindi, se lui diventa un testimone inaffidabile, è inaffidabile tutta l'accusa. Quindi l'avvocato di Spacey chiede subito al giudice di archiviare il caso, ma il giudice dice no. Io voglio procedere comunque. A questo punto, l'avvocato di Spacey chiede di avere l'intera corrispondenza, e qua ci ha avuto l'avvocato genio, devo dire, di messaggi tra la famiglia Little e il loro avvocato, che adesso vi dirò. Si chiama il loro avvocato Mitchell Garabedian. Era noto per aver imbastito la causa contro i preti cattolici accusati di molestie, che tra l'altro è raccontata dal film Spotlight, dove a interpretare proprio Garabedian c'era Stanley Tucci. Poi non so se voi conoscete questo film e avete capito l'avvocato chi è. Allora, perché vogliono sapere la corrispondenza tra la famiglia Little e questo avvocato iperfamoso? Perché l'avvocato ha condotto delle indagini private con il suo team di consulenti, ovviamente, e ha raccolto delle prove rispetto a questo caso, ma incredibilmente le sue prove non vengono presentate in tribunale. E questo fa pensare che forse le indagini di questo avvocato in realtà abbiano scoperto cose che andavano contro il cliente, altrimenti ovviamente le prove sarebbero state portate a processo, no? Se si scopre che tra di loro c'era un accordo tipo: ma sì, montiamo tutto sto caso, facciamo tutta sta cosa, eccetera, forse era il caso di mettere le mani sulla corrispondenza tra di loro. Per di più, hanno chiamato, ovviamente la controparte, cioè gli avvocati di Spacey, hanno chiamato a testimoniare coloro che erano presenti al locale quella sera. E tutti hanno testimoniato di non aver notato nulla di anomalo tra loro due. E dopo la testimonianza di questi testimoni, dopo la richiesta di avere gli scambi tra la famiglia e l'avvocato, magia delle magie, Little ritira le accuse e rinuncia al processo senza dare motivazioni e spiegazioni. Quindi sostanzialmente si è ripreso le sue pive e se le è rimesse nel sacco. Ora, come diceva Batman prima, effettivamente tutto questo mi fa pensare che da parte della madre ci sia stata una strumentalizzazione del figlio, che sostanzialmente ha incontrato Spacey in questo locale,
ha magari ricevuto delle avance da parte di Spacey, magari Spacey gli ha anche offerto un drink per provarci con lui, ma molestie in questo caso, ahimè, secondo me proprio non ce n'erano. Cioè, questo è proprio il Me Too. Del mentò, come diceva qualcun altro, cioè mi attacco al carro del MeToo, dico anch'io di aver subito delle molestie quando in realtà è stato solo qualcosa di vagamente, come dire, provolone, così, anche perché sono la mamma, cioè è stata la mamma, no, a portare il figlio. E lei è una ex conduttrice televisiva, era molto famosa all'epoca, in questo momento è senza lavoro. Quindi, come dire, far risaltare un po' di più il nome della mamma. Cioè, io tra l'altro vedo tutte delle foto così, in cui c'è la super mamma che yeah, andiamo, facciamo, noi siamo, fa. E il piccolo Little, che tra l'altro dire il piccolo Little, che sembra sempre un bibino che è lì nascosto dietro la mamma troppo grossa per lui. Quindi, secondo me, qui più che puntare il dito contro Will Little, che ha rinunciato alle accuse, ha rinunciato al processo, ha ritirato tutte le accuse, secondo me dovremmo puntare il dito contro mamma, che ha voluto, secondo me, sfruttare il figlio per visibilità o per soldi. Quindi, Little, abbiamo capito che era una falsa accusa. Quindi c'è stata una vittoria per Spacey, cioè il primo processo che è diventato davvero tale, quindi queste accuse non si sono limitate ai giornali, ma sono passate, insomma, ai fatti, cioè ci sono state denunce, c'è stato un processo. Questo primo processo effettivamente lo vince Spacey, anche perché, cazzo, più di così ha dichiarato che era tutto falso. Quindi anche questo chiaramente ha portato molti fan a dire: ah! Quindi nel momento in cui vince una di queste cause, allora è tutto falso per forza. No, no, non è tutto falso per forza. Quello che mi viene da credere è che lui effettivamente abbia commesso delle molestie. Magari non tutti questi 15 sono sinceri, come abbiamo visto, Little non lo era, ma qualcuno lo deve essere per forza, in qualche modo, cioè non sono davvero troppi e tutti raccontano le palpate di cazzo, cioè a questo gli piaceva afferrare i gioielli delle altre persone senza il consenso e raccontano tutti più o meno le stesse cose e nessuno esagera troppo dall'altra parte, quindi perché non pensare che effettivamente qualcosa di fondo, di vero ci sia? Ovviamente il fatto che lui abbia vinto, diciamo, la prima causa ha portato tutti i fan a dire: è tutto falso, è tutto falso. Sicuramente la causa di Little era basata su dichiarazioni false e ciò ha giocato a favore di Kevin Spacey contro ovviamente tutto quello che è il Me Too, che poi diventa un mentò e rovina anche tutto il movimento, che in realtà ha senso. Allora, il decimo accusatore si chiama Andy Holtzman, che nel 1981 era un giovane laureato alla NYU e stava lavorando per il Public Theater di New York. E ora ha 64 anni ed è un consulente di marketing. Spacey all'epoca era un attore emergente di 22 anni, quindi aveva, diciamo, un ruolo minore. Era una produzione dell'Enrico IV e lui aveva questo ruolo minore, cioè, ragazzi, ha cominciato a fare teatro a 21 anni, qui ne aveva soltanto 22. Non ho la foto di Andy Holtzman, mi dispiace, ragazzi, per non confondervi, tolgo tutto. Holtzman ha dichiarato a USA Today che stava telefonando quando Spacey ha iniziato il suo agguato. Cioè, quindi era al telefono, serie. Qualunque cosa tu stia facendo, io comunque t'afferro il pipo e mo tengo. Dice: in pochi minuti, senza parlare, era tutto sopra di me. L'aggressione è stata certamente più di un palpeggiamento. Quando finalmente sono stato in grado di spingerlo via e urlare contro di lui, ha teatralmente fatto un passo indietro, incredibilmente arrabbiato, ha preso il cappotto e la borsa e se n'è andato sbattendo la porta.
Ora, io immagino che Holtzman avesse messo giù al telefono con il suo interlocutore, perché se avesse tenuto alzata la cornetta avremmo un testimone oggi. E quindi, insomma, ha avuto questa aggressione. Cioè, lui dice è stato più di un palpeggiamento, però non spiega esattamente cosa è successo. Sappiamo che gli si è messo sopra fisicamente, poi adesso non è uno stupro, perché sennò avrebbe chiamato stupro, più di un palpeggiamento, forse si è strusciato sopra, che è una cosa brutta, 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 brutta. Comunque, Holtzman ha detto che questo incontro, più che traumatizzato, lo aveva lasciato sbalordito, cioè lui non è mai rimasto traumatizzato da questa cosa, anche perché lui era gay ed era a suo agio con la sua sessualità, ma non è mai stato interessato a Spacey, cioè non gli piaceva Spacey. Direi, non c'è bisogno di essere etero per essere traumatizzati da una molestia, cioè che tu sia a tuo agio con la tua sessualità e ti molesta un uomo quando sei omosessuale o sei eterosessuale, cioè, boh, non ci vedo questa giustificazione, però ok. Comunque, racconta. Era lo sguardo sul suo viso che era davvero scioccante e spaventoso. La rabbia era immeritata. Se chiedi qualcosa e ottieni un no, allora posso capire la rabbia. Io no, sinceramente, se chiedo qualcosa e uno chiede e dice no, cioè chiedere è lecito rispondere cortesia, quindi no, però ok, andiamo avanti. Dice, allora posso capire la rabbia, ma tu non chiedi nulla e poi cerchi di prenderti tutto? Allora da dove deriva quella rabbia? Cioè, la cosa che ha inquietato di più Holtzman non è stato tanto l'agguatone sessualone, ma è stato il modo in cui Kevin Spacey se n'è andato incazzato dopo il suo rifiuto. Che dice, cazzo ti arrabbi a fare? Cioè, neanche me l'hai chiesto, mi ti sei buttato addosso, io chiaramente ti rifiuto e tu ti incazzi pure. C'è qualcosa che non va. A voglia, a voglia. In breve vi elenco un attimino anche gli accusatori anonimi. C'è questo barista che ha mosso un'accusa contro, appunto, di molestia, ovviamente contro Spacey, e la polizia l'ha accolta. Poi vedremo che effettivamente a Londra, perché questo succede a Londra, verranno raccolte tre denunce di tre persone diverse per quanto riguarda Kevin Spacey che saranno anonime. Quindi sicuramente ricadono tra questi, anche se non so nell'esattezza chi è chi, perché poi loro rimangono anonimi, no? Comunque, quest'uomo dice che quando aveva 23 anni, Spacey lo ha aggredito nel 2008, dopo che era svenuto nella casa di Londra di Spacey, dove era andato in cerca di consigli sulla carriera. Poi Spacey lo ha intimato di non dire niente e lui se n'è andato e se n'è stato zitto. Poi c'è l'accusa di un artista, anche lui anonimo, di New York, che è stato un ex attore bambino e ha dichiarato, questa volta lui l'ha fatto con un giornale, non con la polizia, comunque lui ha dichiarato a un giornale che si chiama Vulture il 2 novembre che ha iniziato una relazione sessuale con Spacey nell'83 quando aveva 14 anni e Spacey ne aveva 24. E dice che sono stati insieme un anno, cioè hanno avuto questa relazione pisellina fino a che lui non ha avuto 15 anni, dopodiché Spacey avrebbe tentato addirittura di violentarlo e ha detto che a suo parere questa è l'accusa più grave, secondo me, anche se è anonima. Speriamo che, insomma, facciano le dovute indagini perché comunque rispetto a una violenza su un ragazzino di 15 anni che dice che basta, vuole interrompere il rapporto con te e tu gli fai violenza, questa è grave, questa è proprio grave. E infatti lui dichiara, dice, io sono convinto che Spacey sia un pedofilo, convinto. Ora, questa è veramente una testimonianza che esce dal coro rispetto a tutte le altre. Sarà perché, sempre se è vero, quest'uomo ha avuto una relazione di un anno con Spacey, quindi quando si crea una relazione è un po' diverso rispetto al tizio che incontri in giro random. Però,
Cioè, è l'unico che parla di violenza sessuale in senso proprio di stupro. Bisogna andare a vedere i messaggi privati, esatto, ma immagino che se queste cose sono state portate alla polizia, che attualmente so che stanno, cioè che hanno chiuso le indagini e ci sarà un processo a Londra per tre accusatori, io non so se lui è uno di questi tre, perché di anonimi ne sappiamo cinque, ne conosciamo cinque. Tre sono quelli che la polizia ha ascoltato, ha raccolto le loro dichiarazioni, ha fatto l'indagine e ora sono pronti e hanno incriminato Spacey a Londra. Tredicesimo, siamo già al tredicesimo accusatore. Questo è un assistente di produzione che rimane anonimo e il 2 novembre ha parlato con la CNN. La CNN, ragazzi, non stiamo parlando di The Sun o il Daily Mail, cioè CNN. Il 2 novembre dice che questo ex assistente di produzione di House of Cards avrebbe detto che Spacey lo ha molestato sessualmente mettendo la mano sui pantaloni di questo assistente mentre stavano andando verso il set di Baltimora durante una delle prime stagioni dello show. E l'assistente ha confermato che effettivamente questo contatto non era consensuale. E questo probabilmente è il motivo per cui è stato licenziato da House of Cards. Poi ci torniamo. Poi c'è un giornalista britannico che parla invece con BuzzFeed, quindi un giornale, dice che su questa dichiarazione risale sempre al 3 novembre, parliamo sempre del 2017, tra fine ottobre e inizio novembre, vedete che sono tutti a bomba negli stessi giorni. Questo giornalista britannico, che all'epoca aveva sui 20 anni, aveva intervistato Spacey per una rivista di Londra, nei primi anni del 2000 e in seguito è andato insieme a Spacey e alcuni insomma, dei loro amici, dei suoi amici, in un club, in un locale. Qui Spacey gli avrebbe ripetutamente afferrato i genitali e cercato con rabbia di impedirgli di fuggire. Che questa è una cosa ancora peggio, nel senso, già è bruttissimo, nel senso veramente orribile che qualcuno arrivi a toccarti nelle parti intime senza il tuo consenso. Ma poi nel momento in cui tu glielo neghi proprio il consenso e cerchi di sottrarti e questo te lo impedisce e insiste, no, lì proprio greve, lì proprio greve. Ecco, qui io non so se fosse ubriaco o meno The Girl, questo non lo so, in questa occasione non ho dettagli. Comunque, il giornalista dice anche che si è reso conto che non poteva scrivere un articolo su questo evento, soprattutto perché avrebbe significato fare outing a Spacey, cioè nel senso dire al mondo che Spacey è omosessuale quando lui non l'aveva fatto. E infatti dirà: se dovessi pubblicare una storia su Kevin Spacey che mi molesta sessualmente sul lavoro, non ci sarebbe modo di non dire che poi gli piacciono i maschi. Ok, però potevi comunque andare alla polizia. Cioè, nel senso, perché la prima cosa che viene in mente a queste persone è scrivere un articolo e non è denunciare alla polizia? Anche lì tutti questi problemi perché non potevi scrivere un articolo. Che tu lo faccia da ubriaco, da sobrio, poco importa a livello di gravità del reato, però noi che siamo curiosi di sapere cosa accade nella mente del criminale, in questo caso Kevin Spacey, è interessante anche vedere queste, diciamo, differenze, che non servono a sminuire ovviamente il reato, ma a comprenderlo meglio. Le dinamiche possono cambiare se si tratta di persone famose o conosciute, vero? Io ho la netta impressione, e qui spezzo una lancia a favore di Spacey, ho la netta impressione che se tutte queste molestie fossero state fatte dal vecchietto sull'autobus, parlo per esperienza personale, o da, non lo so, l'operaio della fabbrica o qualunque pinco pallino in sto cazzo di mondo, probabilmente sarebbero finite nel dimenticatoio. Cioè, magari andavano dalla polizia, denunciavano, la polizia diceva: vabbè, dai, fai una palpatina. Perché sono buoni anche di risponderti così, quando sono stronzi possono anche risponderti così.
Ma comunque, se poi partono e dicono, vabbè, ma cosa indaghiamo? Cioè, non c'è una prova, c'è solo la parola di questo qui che dice che sull'autobus il vecchio l'ha toccato. Vabbè, ma una goliardata, chiudiamo sto scivolo che stiamo qui a fare fatica. Quindi, secondo me, siamo ancora molto indietro, soprattutto per quel discorso che facevo prima, sulla concezione di cosa è una molestia e cosa non lo sia. Posso anche dirti che è colpa tua che hai provocato l'altro perché avevi la gonna più corta del dovuto. Ahimè, the girl, devo darti ragione. Sì, è vero, è vero. Posso anche dare la colpa alla vittima addirittura. Però, non so come dire, è ancora molto sottovalutato questo fenomeno, la palpatina, la cosa. Cioè, finché non è uno stupro, la gente continua a dire vabbè, goliardia, dai una toccatina che ti ha fatto, mica l'ha stuprato. No, ragazzi, cioè, cazzo. Sono molestie che ti rimangono dentro, cioè tu ti senti violato nella tua intimità. Non c'è bisogno di stuprare un'altra persona per violare la sua intimità. Anche perché è come se mi entri in casa di notte senza permesso. È la stessa cosa. Cioè tu entri in un mio spazio estremamente privato senza chiedere il permesso, ma stai fuori, c'è cioè, una molestia fuori di testa. Ma secondo me, se non fosse stato Kevin Spacey non avrebbe sortito lo stesso effetto, soprattutto sulle forze dell'ordine, che hanno avviato delle indagini, soprattutto a Londra, e l'hanno fatto seriamente questo lavoro. E io vorrei che questo lavoro venisse fatto per qualunque vittima, con qualunque carnefice, non solo perché si chiama Kevin Spacey. Non è che Kevin Spacey, se tocca i culi e i pacchi, è un molestatore, ma Mario Rossi no. Cioè, o sono molestatori tutti e lo sono, o non c'è giustizia. Vittime di serie A, di serie B. Carnefici di serie A, di serie B. Però, ecco, se tutto questo si dovesse concludere con una condanna a Kevin Spacey, chi lo sa che magari le palpatine non cominciano ad essere un po' più. Come dire, un po' più considerate molestie, cioè un po' più considerate seriamente. E poi c'è John, che si fa chiamare John, un po' un John Doe, e lui ha detto al Victoria Derbyshire, alla BBC, il 31 ottobre, che Spacey ha cercato di sedurlo nel suo appartamento di New York nell'84, quando lui aveva solo 17 anni, di nuovo un minorenne. Ha detto che Spacey gli avrebbe chiesto di condividere il suo letto, cioè di andare a letto a dormire insieme, ma lui si è rifiutato e ha dormito sul divano, ma quando si è svegliato si è ritrovato Spacey che dormiva con lui sul divano abbracciato, così. Comunque ha detto che non è successo niente di sessuale, però questa cosa chiaramente lo ha messo estremamente a disagio. Cioè, io non voglio dormire nel letto con te e mi devo svegliare sul divano con te che mi stringi, cioè. È un po' cringe, esatto. Sì, oddio, coccolone. Finché c'è consenso, coccolone. Cosa succede? Che a settembre del 2018 viene intentata una causa presso la Corte Superiore di Los Angeles, poiché un fisioterapista, e questa è la seconda causa che viene messa su, che va a processo. C'era un fisioterapista di Malibu che accusava appunto Spacey di aggressione sessuale e questa aggressione sarebbe avvenuta in una casa appunto a Malibu in California nell'ottobre del 2006. Questo fisioterapista accusa Spacey di averlo costretto ad afferrargli i genitali e a baciarlo durante una sessione di massaggi. E anche qui, insomma, insomma, pesante. Infatti, il problema è che adesso io non so che età avesse questo fisioterapista, anche perché vi ho detto è anonimo, quindi non abbiamo dati su di lui. Ma mentre il processo andava avanti, il fisioterapista è morto. E quindi, chiaramente, essendo morto, poi hanno dovuto trovare un accordo gli eredi e Kevin Spacey. E il processo è decaduto, cioè sostanzialmente è stato chiuso. E quindi anche qui non sapremo mai se è successo veramente o meno. Perché un anonimo dovrebbe mentire?
perché così se viene fuori che ha mentito non ci rimette la faccia. Allora, come voi sapete, è stato estromesso da House of Cards, ma non è soltanto stato estromesso. La produzione di House of Cards l'ha citato in giudizio per ricevere un risarcimento. E questa è la terza causa. Infatti, dopo le accuse che sono arrivate, tutte col Me Too 2017, eccetera, la produzione di House of Cards ha fatto un'inchiesta interna e questa inchiesta interna probabilmente hanno raccolto varie testimonianze che hanno confermato delle molestie di Spacey, hanno portato all'immediato licenziamento di Spacey dalla serie, che non so se lo sapete, non era soltanto il protagonista, ma era anche il produttore esecutivo di tutta la serie. Quindi ha perso entrambe le sue posizioni. Quando è stato licenziato, però, la MRC, che è la casa di produzione della serie, ha fatto causa e questa causa legale è durata 3 anni. Ha avuto una conclusione e hanno vinto i produttori, cioè ha vinto la produzione della serie, l'MRC. Quindi Spacey e insomma, e le sue, diciamo, società di produzione che si chiamano M Profit Production e Trigger Street Production sono stati obbligati a pagare 31 milioni di dollari come risarcimento a MRC. E tutto questo succede perché effettivamente a causa dell'aver dovuto licenziare Spacey, poiché hanno fatto l'indagine interna e hanno scoperto che davvero Spacey molestava i membri della troupe, chiaramente licenziandolo hanno subito un danno economico gigantesco, hanno perso milioni di dollari perché, come vi dicevo, hanno dovuto riscrivere l'intera sesta stagione che avevano già girato per metà. Quindi cancellato tutto il girato, riscritta tutta da capo. E dovendo riscrivere tutta da capo senza Kevin Spacey, poi non stavano più nei limiti per rispettare le scadenze di Netflix. Quindi, da che doveva essere una stagione di 13 episodi, è stata una stagione di 8 episodi. Quindi, sostanzialmente, tutto questo ha fatto un danno incredibile ai fan della serie, che chiaramente se la sono presi anche con quelli che hanno accusato Kevin Spacey. Ma ragazzi, bisogna fare così. Se vengono fuori delle molestie sul set, cioè, se dei membri della troupe ritengono di essere stati molestati, ce n'è più di uno che lo conferma, e cioè, qua le accuse sono state tante, non puoi tenerti l'attore, non puoi rischiare di compromettere la salute mentale e fisica delle persone che sono sul set e lavorano per te perché devi chiudere la serie. No, non funziona così il mondo. Comunque, qui Spacey la causa l'ha persa, quindi possiamo affermare che cacchio sul set di House of Cards lui ha commesso delle molestie. E a questo punto, sì, è vero, gli accusatori parlano in gran parte di cose successe nel passato piuttosto remoto, ma House of Cards non è un passato così remoto e tra l'altro è una delle sue ultime produzioni e lavori, mi sembra veramente indifendibile. Eppure là fuori il mondo è tutto con Kevin Spacey, cioè lo amano tutti comunque. Non è crollato a nessuno il mito, oddio, forse a qualcuno sì, ma non a così tanti. C'è anche da dire che non è che se ne è parlato tantissimo, cioè almeno io non ne ho sentito parlare tantissimo in Italia. Anche per questo ci tenevo, insomma, a fare un attimo di recap. Magari quando inizierà il processo nel Regno Unito, cosa che adesso vi vado a spiegare, magari lì allora ci sarà tanto, tanto rumore. Allora, parliamo un attimo delle cause in Inghilterra. Perché il 26 maggio 2022, quindi praticamente ieri l'altro, 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 vabbè, 2 settimane fa, Spacey è stato rinviato a giudizio dalla Crown Prosecution Service, cioè dalla procura londinese praticamente, del Regno Unito, con 4 capi d'accusa di violenza sessuale contro 3 uomini denuncianti. Cioè, cosa significa? Che hanno denunciato in 3 uomini rispetto a 4 episodi di violenza.
E questi reati si sarebbero consumati tutti a Londra tra il marzo 2005 e l'agosto 2008. Tra il teatro di Londra e il solito momento dell'Old Vic. E uno di questi episodi invece si è consumato nell'aprile del 2013, questo invece nel Gloucestershire. Niente, ce la posso fare. Gloucestershire. Ok. E questo era ovviamente il periodo in cui Kevin Spacey era direttore artistico, no, di questo famoso Old Vic, dove pare che abbia fatto le peggio cose. Proprio perché era lui, cioè secondo me anche qui lui ha avuto più ardire nel molestare tutti quelli che erano lì a teatro, perché era un po' come se fosse il suo teatro, come se lui fosse il capo lì, cioè non è un attore in una produzione come in House of Cards, cioè lui lì era quello che aveva in mano, no? Tutto. Cioè, qui siamo davanti a un uomo che tocca un uomo, ma anche quando una donna tocca un uomo è una molestia. Perché si parla veramente troppo, cioè questo sentire diffuso, cioè nel paese reale, cioè non facciamo gli opinionisti su internet, ma nel paese reale, c'è cioè questo pensiero iperdiffuso del vabbè, ma t'ha toccato una donna, ti devi ritenere fortunato. Che figata che la donna t'ha afferrato il pacco senza il tuo consenso. Guarda lì quanto sei un figo. No, ragazzi, no, è la stessa cosa. Non siete dei fighi perché una donna vi ha toccato senza il vostro consenso. Siete delle vittime. E se i vostri amici vi prendono per il culo nel momento in cui ci siete rimasti male, sono degli stronzi. E non ascoltate sta gente. Cioè, siete vittime, rendetevi conto che siete vittime. Potete essere vittime anche di una gnoccolona. Cioè, se arriva la gnoccolona top model che vi mette le mani nelle mutande mentre voi siete distratti, non dovete dire: oh, che uomo fortunato, incredibile! O vi dà una pacca sul culo perché è ubriaca. No, non siete degli uomini fortunati, siete degli uomini molestati. Fine. Scusate, ho finito il mio discorso. Comunque, tornando un attimo a Kevin Spacey, la procura ha condotto tutte le indagini sulla base di queste quattro denunce da tre denuncianti. Ha chiuso appunto l'indagine e ha rinviato a giudizio Kevin Spacey. Quindi Kevin Spacey è stato incriminato dalla procura britannica. Il problema qui è che, come ha detto appunto il Crown Prosecution Service, lui può essere formalmente accusato soltanto se entra in Inghilterra o in Galles. Quindi lui potrebbe bellamente tirarsi indietro e rimanere al sicuro, diciamo, in America senza mai mettere piede in Inghilterra, e lui non dovrebbe, diciamo, subire la giustizia inglese. Ma, giustamente, perché non è che ti puoi nascondere, a Good Morning America, il 31 maggio del 2022, quindi stiamo parlando veramente di poco tempo fa, Spacey ha dichiarato che si sarebbe presentato volontariamente in tribunale, si sarebbe sottoposto al processo per dimostrare la sua innocenza. Quindi non si tira indietro, non si nasconde nel buco, lui va e si fa processare. Allora, per l'estradizione non so, per omicidio sì. Non so se cambia da reato a reato, e forse questo era un reato che non prevedeva l'estradizione, non lo so, non ve lo so dire per l'estradizione. Ora, torniamo momentaneamente alle accuse di Anthony Rapp, da cui è partito tutto. Perché Anthony Rapp, il 9 settembre 2020, fa causa a Spacey su, ovviamente, tutte quelle molestie che aveva raccontato, a cui erano partite. Quindi lui, anche lui, metterà su una causa legale, cioè non si limita a parlare solo sui giornali. Vi ripeto, è successo nell'86 che mentre aveva 14 anni, Rapp sarebbe stato molestato appunto da Spacey. Le accuse che ha mosso lui, quindi i capi d'accusa, sono violenza sessuale e inflizione intenzionale di disagio emotivo, che non conoscevo come capo d'accusa, e potrei denunciare un sacco di persone per questo. Cioè, inflizione intenzionale di disagio emotivo.
Cazzo! Cioè, ma io ho un curriculum di gente che potrei denunciare per questo reato. È meraviglioso! Non sapevo esistesse. Comunque, penso che sia in associazione a un altro reato e non solo messo da solo. Insomma, non puoi portarlo da solo, immagino, non lo so. Comunque, a questa causa di rap si unisce anche un altro uomo che chiede di rimanere anonimo e che ammette che anche lui nell'83, quindi 3 anni prima, quando aveva 14 anni, era stato abusato da Spacey. Il problema è che il 17 giugno del 2021 l'accusatore anonimo, non volendo rivelare il proprio nome, è stato estromesso dal caso proprio perché si è rifiutato di identificarsi pubblicamente. Insomma, quindi rimane Anthony da solo. Anthony, adesso vi racconto esattamente qual è stato il fattaccio. Lui dice che quando aveva 14 anni stava recitando a Broadway. Fortunato, devo dire. 14 anni a Broadway, cioè, complimenti. E ha incontrato Spacey in quell'occasione. Si sono incontrati dopo lo spettacolo. E Spacey lo avrebbe invitato a una festa nel suo appartamento a Manhattan. E il problema è che sto ragazzino va a questa festa pensando, nella sua mente, che dava per scontate molte cose, pensando che ci fossero altri ragazzini alla festa. Cioè, vabbè, aveva 14 anni, ok. E quindi quando arriva si rende conto che ci sono solo adulti invitati, lui non conosceva nessuno. Quindi per passarsi la serata si chiude in camera da letto di Spacey e guarda la TV. E anche qui io mi chiedo, ma cosa ci faceva un ragazzino di 14 anni a una festa dove sicuramente girava roba, perché dai, non ci prendiamo per il culo. E cosa ci faceva? Ma soprattutto chiuso in camera da letto a guardare la televisione come fosse, non so, tuo figlio che devi tenere lontano dalla festa, lo devi tenere impegnato un attimo mentre tu stai con i tuoi amici. Esatto, questo non aveva dei genitori? Cioè, questo andava a 14 anni alle feste con coche mignotte così? Poi a un certo punto si rende conto che la festa è finita, se ne erano andati tutti. Quindi esce dalla stanza, dalla camera da letto e fa per andarsene anche lui. Ma Spacey lo vede, lo intercetta, era ubriaco, quindi gli impedisce di fare la mossa di uscire di casa, quindi lo blocca, lo prende in braccio e facendolo lo prende proprio per il culo. Cioè, non che lo prende per il culo in senso figurato, ma in senso letterale, cioè lo solleva dal culo praticamente, lo prende in braccio dal culo. E dopodiché lo mette sul letto e si sdraia sopra di lui. Questo è quello che racconta. E poi Spacey prova a sedurre il ragazzino, ora io non so bene come abbia cercato di sedurre il ragazzino. Sono lì nel letto, il problema è che sto ragazzino era confuso, non capiva bene cosa stava succedendo, è rimasto bloccato per un po' senza riuscire a capire che cosa dovesse fare, al che ha ritenuto una cosa fuori luogo, quindi è sceso dal letto e si è andato a chiudere in bagno. Dopodiché apre la porta del bagno e scappa proprio fuori di casa. E Spacey si vede che era svenuto ubriaco sul letto, non si è accorto di niente. Alla deposizione di rap, però, quando lo hanno controinterrogato, lui ha detto chiaramente, e questo è quello che mi fa credere nella verità di quello che racconta, lui ha detto che no, non ci sono stati baci, non si sono spogliati, non lo ha toccato sotto i vestiti, ma sopra sì. E che l'incidente in realtà, l'incidente, il fattaccio, non è durato più di 2 minuti. Ora, anche qui io vedo che non spinge, non è che dice cose così menzogne, cioè, non lo so, mi viene sempre a pensare che se uno deve mentire, direbbe tutte queste cose. Anche perché magari sa che Spacey non si ricorda, no? Quindi gli avvocati di Spacey chiaramente chiedono l'archiviazione perché dicono: ma allora che molestia sessuale è, no? Se non c'erano baci, non c'erano spogliamenti, non c'è stato un toccaggio sotto i vestiti e poi è durato così poco. Quindi gli avvocati di Spacey chiedono l'archiviazione prima di andare a processo perché non lo ritengono un abuso sessuale. E in più affermano che non ci sia nessuna prova che tutto questo sia avvenuto, ovviamente, anche perché succede nella camera da letto, succede quando gli invitati vanno tutti via, è solo la parola di rap contro quella di Kevin Spacey.
Ovviamente Spacey continua a negare categoricamente tutto. No, non è Amber, non è Amber. Continua a negare categoricamente tutto e dice che quello che ha raccontato Rap non è assolutamente mai successo. Dirà Spacey: ho incontrato Mr. Rap decenni dopo. Non è mai avvenuto niente tra noi, né ho mai avuto interessi sessuali nei suoi confronti, né tantomeno l'ho mai toccato con intenti negativi. Qualsiasi accusa del genere è infondata. Spacey quindi ha presentato una mozione alla Corte federale chiedendo che la causa venisse archiviata perché il fatto non sussiste. Il giudice federale gli ha negato la mozione e ha intenzione di procedere comunque col processo, però è decaduta l'accusa di molestia sessuale anche per quanto riguarda i termini della prescrizione, perché stiamo parlando dell'86, quindi sono passati tanti anni. In questo momento l'unica accusa che rimane su è quella del disagio, inflizione intenzionale di disagio emotivo. Insomma, il processo, che poi sarà una causa civile, non penale, civile, quindi una richiesta di risarcimento danni, come quella di Amber Heard e Johnny Depp, sono sordi, non sono procedimenti penali per cui si rischia il carcere. Questo processo inizierà a New York il 4 di ottobre. E ovviamente lo seguiremo. La carriera di Kevin Spacey, dopo tutte queste accuse, è andata completamente a cacare. Di recente, però, è stato ingaggiato per un film, pensate, italiano. Infatti, è in Italia Kevin Spacey. Ho visto delle foto in cui era a Torino. Comunque, ha partecipato alle riprese dell'Uomo che disegnò Dio, che, ragazzi, è un film indipendente, low budget italiano. È diretto da Franco Nero. Io adesso non so se Franco Nero sia un regista famoso in Italia, perché cioè, non segue il cinema, tantomeno quello italiano. Beh, ma mi sembra una produzione abbastanza proprio così, cioè non da Kevin Spacey, ecco. Però, perché questo film ha fatto così tanto incazzare gli accusatori e ovviamente l'opinione pubblica che crede agli accusatori? Perché il ruolo di Kevin Spacey qui dentro non sembra per niente casuale. Cioè, lui interpreta un avvocato che difende un uomo falsamente accusato di molestia sessuale. Cioè, non hai preciso questo. Ok, io ho finito. Ma devo lasciare la parola a Kevin Spacey e farvi vedere uno dei tanti video provocatori che ha fatto per quanto riguarda tutta questa storia. E questo video qui è stato molto amato dai fans, soprattutto della serie House of Cards. Allora, questo è il video provocatorio che si chiama Let Me Be Frank, dove Frank è sostanzialmente il personaggio che lui interpreta in House of Cards. Ve lo faccio sentire. Tra l'altro, dai, cazzo, è un bravissimo attore, quindi lo fa su YouTube adesso. I know what you want. Oh, sure, they may have tried to separate us, but what we have is too strong, it's too powerful. I mean, after all, we shared everything, you and I. I told you my deepest, darkest secrets. I showed you exactly what people are capable of. I shocked you with my honesty, but mostly I challenged you and made you think. And you trusted me, even though you knew you shouldn't. So we're not done, no matter what anyone says. And besides, I know what you want. You want me back. Of course, some believed everything and had just been waiting with bated breath to hear me confess it all. They're just dying to have me declare that everything said is true and that I got what I deserved. Wouldn't that be easy if it was all so simple? Only you and I both know it's never that simple, not in politics and not in life. Lui qua sta giocando tantissimo sia sulla sua storia personale, usando il suo personaggio, sia sul personaggio, cioè
Questo video è una genialata, non c'è niente da dire, è una genialata che poi effettivamente lui abbia molestato e sicuramente non... Secondo me sapete cosa? Lui non si è neanche reso conto che quelle che stavano facendo erano molestie. Cioè non ammette le molestie, non le riconosce nemmeno. Cioè io credo che lui si senta sincero nel dire no, non è mai successa sta cosa perché... Ma va, c'è la Palpatine, dai, ero un po' ubriaco, ma sì. Cioè... Secondo me non c'ha la cognizione, altrimenti non farebbe video così. Però vi lascio. You wouldn't rush to judgments without facts, would you? Did you? No, not you. You're smarter than that. Anyway, all this presumption made for such an unsatisfying ending, and to think it could have been such a memorable send-off. I mean, if you and I have learned nothing else these past years, it's that in life and art, nothing should be off the table. We weren't afraid, not of what we said, and not of what we did, and we're still not afraid. Because I can promise you this. If I didn't pay the price for the things we both know I did do, I'm certainly not going to pay the price for the things I didn't do. Oh, of course, they're going to say I'm being disrespectful, not playing by the rules. Like I ever played by anyone's rules before. I never did, and you loved it. Anyhow, despite all the poppycock, the animosity, the headlines, the impeachment without a trial, despite everything, despite even my own death, I feel surprisingly good. And my confidence grows each day that soon enough, you will know the full truth. Wait a minute. Now that I think of it, you never actually saw me die, did you? Conclusions can be so deceiving. Quando parla della serie. Miss me? Mi manco. Ovvio, lui così sta sminuendo le accuse delle sue vittime, ma chiaro, è anche quello che deve dimostrare, che loro stiano mentendo. Quindi ci sta che lui dica in un modo anche artistico, come il suo linguaggio, che stiano mentendo. Però adesso aspettiamo ovviamente gli esiti, soprattutto del processo di Londra, perché il processo di Londra è quello proprio basato sulle denunce anonime. È quello basato sulle denunce penali, ci sono 3 uomini, 4 episodi. Lì effettivamente potremmo avere la cartina tornasole della verità. Questi video qua sono un po'... Cioè, da una parte sicuramente i fan si gasano un botto, soprattutto i fan della serie. Dall'altra forse è un po' una cacata fuori dal vaso. Quindi dipende.